Prato si candida a livello nazionale per riciclare tutto il tessile dell'Italia praticamente. Diciamo che portiamo a compimento un percorso che nasce 150 anni fa in questa città. Questo è il nostro lavoro, questo è il percorso che Prato ha sempre fatto e che l'ha fatta diventare ricca. C'è una pagina dedicata proprio a questo tipo di attività nel documento che il presidente Draghi consegnò a Ursula von der Leyen come diciamo, base di ripartenza del nostro paese. Prato l'ha sempre fatto, io non credo ci sia altro luogo se non qui dove si possa fare quel portare a livello diciamo, scientificamente più avanzato il lavoro i nostri cenciaioli hanno sempre fatto negli ultimi 150 anni. Quindi abbiamo il dovere, proprio perché vogliamo investire sul nostro futuro, di provarci. Poi non sarà facile, è un bando nazionale, non sappiamo chi parteciperà, non sappiamo quelli che saranno gli esiti, ma certo è che se non ci scommette Prato, se non ci investe Prato sul proprio futuro e non ci investe un tipo di infrastruttura del genere, francamente non saprei chi lo dovrebbe fare. Sarebbe come dire, un oltraggio alla nostra storia non provarci e non tentare di fare questo tipo di percorso. Certo, il progetto non piace alle popolazioni locali della parte sud della città e anche il PD è diviso. Guardate, io ho grande rispetto, come sapete da sempre la mia posizione quando ho preso una decisione, perché questo è il mio mestiere, l'ho sempre spiegata, soprattutto quando si è trattato di impianti, quando si è trattato di grandi investimenti. Ora, stavolta io sono disponibilissimo, ci mancherebbe a prendermi carico di tutte le preoccupazioni di tutti i cittadini che stiano vicino o lontano a questo luogo. Stavolta però, lo dico con un po' di sorpresa, stavolta si tratta di un capannone dove viene fatto il lavoro in maniera più scientifica, più organizzata, il lavoro che viene fatto a Prato da 150 anni. L'impatto in più sono a pieno regime una 7, 8, forse 10 corse di camion in più. Dice non può piacere un capannone. Può essere, questo lo capisco, per carità di Dio, ho grande rispetto anche di questo. Però ecco, se siamo disponibili a raccontarci effettivamente quello di cui si sta parlando, diciamo, credo che si possano tranquillamente provare, affrontare e secondo me risolvere e anche arrivare a una condivisione rispetto a quelli che sono gli effettivi esiti e il motivo per cui viene fatto questo tipo di intervento. Non è non si brucia nulla, non viene fatto nessun tipo di impianto. Io quando c'è stato diciamo, altri momenti, diciamo, come è stato l'inerte, come è stato il nuovo impianto di Gida, siamo andati, abbiamo raccontato, ci siamo confrontati anche con le giuste preoccupazioni della gente. Stavolta, pur rispettando tantissimo questo tipo di approccio, e ripeto, è anche giusto così perché vuol dire essere attaccati ai propri territori, ai propri quartieri, dico anche, mi farebbe piacere insomma, che si veramente fosse spiegato bene che cosa è e qual è il tipo di investimento che si sta facendo e qual è l'obiettivo che stiamo perseguendo. Questo sì, perché questo secondo me potrebbe tranquillamente tranquillizzare chi in questo momento ha i suoi legittimi le preoccupazioni e dubbi. Lei ha detto non si brucia nulla lì. Nel senso, questo è un hub di recupero del materiale esattamente come fanno i nostri cenciaioli, ovviamente ragazzi in maniera più scientifica e più organizzata. Questo è il punto. Tra l'altro è stata fatta una ricerca su 14 siti complessivamente intesi, diffusi su tutta la nostra provincia, anche a Vaiano, anche a Montemurlo. E qui i tecnici ci dicono che per le caratteristiche del bando c'era questo luogo, perché non è che l'abbiamo scelto così perché ci piaceva. E questo è, nel senso, ora lo presenteremo tra pochi minuti, daremo tutte le specifiche e tutte le informazioni. Io penso su questo davvero di poter tranquillamente dare tutte le spiegazioni a tutti coloro che lo vorranno e che secondo me in alcuni casi forse non siamo stati sufficientemente efficaci nello spiegare effettivamente ciò di cui si sta parlando. Poi se giustamente dice non mi piace tirare su un capannone, questo è un altro discorso, ma diciamo è una zona industriale dove capannoni ce ne sono e ce ne saranno ancora e fra l'altro anche questi sono un pezzo di ricchezza della nostra città. Però ripeto, è legittimo avere tutti i dubbi del mondo, lo capisco. Se diciamo il confronto è sul fatto, benissimo, se ne discuterà, si spiegherà,
Mi fa piacere che in questo momento, però questo per quanto riguarda la politica, non certi cittadini che hanno, ripeto, doverosamente loro posizioni, che la politica su questo però, che siccome questo è un documento che è lì da più di un anno, tra un po', che è stato presentato pubblicamente, c'è un lavoro alle spalle, la politica invece sa di cosa si sta parlando e francamente, ecco, in alcuni casi sostenere sì, io lo voglio fare, ma diventa difficile da comprendere, questo sì, fatemelo dire.